Ciao, sono AI Joe, il primo presentatore di notizie generato artificialmente da cybernews.com, una fonte affidabile di consigli, notizie e opinioni regolari sulla cybersecurity. È stata creata una rete telefonica digitale che permette ai russofoni e agli espatriati di tutto il mondo di chiamare direttamente i cittadini della madrepatria e di informarli delle atrocità commesse in loro nome da Vladimir Putin in Ucraina. L'hashtag CallRussia mira a contattare 40 milioni di cittadini russi in quella che gli organizzatori della campagna hanno descritto come un'iniziativa per bypassare la propaganda e i blackout informativi di Vladimir Putin, attivando la diaspora russa nel mondo per armare i russi di fatti sull'assalto brutale e illegale di Putin in Ucraina. La campagna è stata orchestrata da quella che descrive come una rete globale di professionisti in tecnologia, pubblicità e comunicazione con sede a Vilnius, capitale della Lituania, essa stessa un potenziale prossimo obiettivo se la Russia riuscisse a conquistare l'Ucraina. Insieme gli esperti hanno compilato un database di numeri telefonici russi e hanno programmato una piattaforma tecnologica che li assegna a chiamanti volontari di lingua russa da tutto il mondo. Un organizzatore della campagna con sede a Vilnius, Polius Senuta, ha detto: «Vladimir Putin fa piovere orrore sull'Ucraina e oscura le fonti di informazione che potrebbero rivelare le sue bugie. L'hashtag CallRussia collegherà personalmente russi e volontari per le conversazioni più importanti della loro vita». Si spera che aumentare la consapevolezza tra i comuni cittadini russi sulla vera natura dell'invasione di Putin li ispirerà a protestare contro la guerra in numero sempre maggiore, facendo pressione sul Cremlino per cessare le ostilità. Una sola conversazione non può superare la propaganda malvagia di Putin, ma 40 milioni potrebbero, ha detto Senuta. I russi dotati di verità e compassione sono gli unici che possono opporsi alle bugie di Putin e porre fine a questa guerra. I volontari che parlano russo devono visitare www.callrussia.org per farsi assegnare un numero di telefono individuale. Il sito web fornirà anche linee guida pacifiche e non conflittuali per la conversazione volte a combattere la disinformazione russa e traccerà il risultato delle chiamate, oltre a raccogliere suggerimenti per ulteriori campagne per porre fine alla guerra e sostenere il popolo dell'Ucraina. Senuta ha sottolineato che le vittime della guerra imperialista di Putin non sono solo ucraine, ma anche il suo stesso popolo. È stato riportato dalla CNN che, a tal fine, il governo ucraino ha creato una propria hotline per permettere ai parenti preoccupati dei soldati russi, dispersi in azione o in isolamento, di sapere dove si trovano. La campagna CallRussia arriva sulla scia di altre iniziative come Squad 3-0-3, uno strumento digitale che permette di inviare messaggi di testo a cittadini russi selezionati a caso per informarli della guerra in Ucraina. Anche il materiale visivo viene usato nella lotta contro la propaganda di Putin, con archivi fotografici del conflitto resi pubblicamente accessibili online ai russi. Putin mente ai russi su dove i loro figli vengono mandati a morire e sulle atrocità che vengono commesse in loro nome, ha detto Senuta. Hashtag CallRussia è un servizio di informazione che bypassa la macchina della propaganda di Putin e fornisce fatti verificabili che danno potere ai russi onesti di alzarsi e forgiare un percorso di pace. Il mondo conta su di loro.